due caratteri che si inseguono in quello che potrebbe essere un sentimento. Non vedo neanche in 10 inverni un film giovanilistico, appunto. Ho avuto a Venezia incontri con il pubblico di tutte le età, anche ieri. Anzi, ieri proprio un signore mi ha detto che finalmente un film che comunque può essere considerato anche giovanilistico, ma che coinvolge un po' tutte le età, perché non vuole raccontare appunto una generazione. Isabella. Sì. No, vabbè, intanto Moccia, purtroppo io, sia io che Riondio andiamo verso i 30, quindi non abbiamo l'età per Moccia, purtroppo. Insomma, siamo già andati, siamo già in un'altra fase dell'amore 14, non ce lo ricordiamo più. Poi non lo so, mi fa sempre strano poi parlare di giovani o non giovani, insomma, è un po' una cosa che ha poco senso. Io penso che si possono raccontare, alla fine si racconta forse sempre la stessa storia, la storia d'amore, non è tanto la storia che racconti, ma il modo in cui la racconti. Penso che questo film non sottovaluta i suoi spettatori, come si fa spesso, no? Cioè che siamo tutti scemi, quindi tutto deve essere spiegato, tutta la battutina la sai già prima, la senti che sta arrivando, il dramma lo senti che sta arrivando, tutto sottotitolato perché siamo tutti degli analfabeti e quindi penso che è un film che rispetta il pubblico e quindi vai lì, vai al cinema, ti siedi e fai anche un piccolo sforzo di comprensione. Quindi questo è il valore aggiunto, è quello che fa la differenza, penso, in questo film. Cioè, poi che si parli, cioè, puoi anche raccontare le storie di due adolescenti che si innamorano, c'è sempre, il linguaggio, ecco. Io penso che il grosso male che si fa anche al cinema è spesso il dovere venire imboccare sempre lo spettatore, ecco, e quindi non metterlo mai nella condizione di rischio, di partecipazione, ecco, al film. Basta. Non è solo un problema di Moccia, insomma, non è il problema Moccia, insomma, ora l'anticristo non è proprio lui fa quello che, cioè, ognuno fa quello che sa fare, può fare. Finché c'è onestà, come per esempio questo film, comunque tutto si può dire, può piacere o non piacere, ma c'è dietro un'onestà e insomma, un lavoro che deve essere rispettato. Un paio di domande. La prima al centro, alla Brusconi in rappresentanza del centro sperimentale. Cioè, per capire un po' come è nata la scelta di questo progetto da portare poi avanti a lungometraggio e come produzione. La seconda, Amieri, perché il film è un'opera prima ed è un saggio di diploma, quindi in qualche modo è il tentativo di uno studente di esordire direttamente, forse anche facendo, alcuni direbbero con un passo forse più lungo della gamba, no? Cioè direttamente dal lungometraggio. E quindi come è nata questa ambizione di cominciare direttamente dal lungo, oltretutto girando in una città complessa sia da filmare anche logisticamente, immagino, come Venezia. Quindi come si è rapportato anche alla città dove ha girato? E una a Riondino, se mi commenta il fatto che è stato scelto come shooting star di Berlino al prossimo festival. Allora, io prima che a me il merito si deve a Caterina D'Amico, che all'epoca era ancora il nostro preside, e che insieme a noi di produzione, insieme agli allievi, insieme ai docenti, ha scelto a suo tempo, magari ha qualcosa lei, questa storia, per farne un lungometraggio con Carlo Brancaleoni, che dall'inizio, come dicevo, segue questo progetto. Io volevo anche però porre un attimo l'accento di nuovo sull'assetto produttivo, perché la cosa straordinaria di questo film, e se ne sono resi conto
coloro che poi sono venuti sul set all'epoca è che non è un film giovanilista, ma è un film fatto veramente da giovani. Cioè l'età media della troupe di questo film era un'età molto bassa, meno di 30 anni. Questo io lo ritengo, sinceramente, in Italia un fatto straordinario. L'Italia è un paese in cui si fa fatica a esordire, moltissimi dei nostri ex allievi ci dicono sempre sì, porto tante proposte, ma poi quando si tratta di metterci in mano un budget di un paio di milioni di euro, non è facile che ci venga assegnata una regia. Allora, questo lo ritengo veramente una cosa bella che abbiamo fatto, dando spazio a tantissimi giovani in tutti i reparti di questo film. Con, guardate bene, una collaborazione non solo di Rai Cinema, straordinaria, ma di un coproduttore russo che in un film italiano non ha mai messo una lira dal 1900, credo, nel senso che tanti nostri autori hanno girato in Russia, hanno girato utilizzando dei service. Allora, questo è un film di coproduzione russa, cioè quindi la doppia nazionalità, è un film in cui un coproduttore russo, grazie a, tra l'altro, a Roberto Bessi, che è qua, che è un produttore di esperienza, che è stato un po' la connection con la Russia e il loro delegato, ha messo dei soldi su un'opera prima di un esordiente con tutto, cioè con un esordiente in quasi tutti i reparti. Devo dirvi che quando ci hanno visto arrivare a Mosca si sono un po' preoccupati, nel senso che diciamo, ce la faranno a portare in fondo questo film a tutti questi esordienti, perché in effetti erano tutti al loro primo film per la scuola. Penso che invece si sia fatto un buon lavoro, penso che tutti i soldi spesi ci siano su quello schermo, ecco, questa è un'altra cosa, si vede che è un film che ha un budget, si vede che è tutto lì, che è stato dato al film tutto quello che si poteva dare, con delle location fantastiche. Questo lo ritengo veramente una cosa abbastanza straordinaria. Vorrei che però Caterina aggiungesse qualcosa prima di Valerio sulla nascita dell'operazione. Non è un unicum, sono 10 anni che esiste un rapporto tra il Centro Sperimentale di Cinematografia e Rai Cinema, dovuto all'iniziativa di Carlo Brancaleoni, che quando è nata Rai Cinema era il responsabile del settore di opere prime e seconde, e che sollecitò questo rapporto. Quindi da quando è nata Rai Cinema, sono 9 anni, esiste un rapporto istituzionale tra le due entità, in forza del quale, anche se non è un trattato scritto, in forza del quale gli allievi alla fine del secondo anno di corso presentano a Rai Cinema delle proposte. Delle proposte che possono essere di cortometraggi, di film composti da un mosaico di cortometraggi oppure da lungometraggi. E il settore competente di Rai Cinema, appunto quello diretto da Carlo Brancaleoni, considera queste proposte e ogni anno dà una risposta a queste proposte, decidendo di entrare in coproduzione di uno o più di queste proposte. Questo è il terzo lungometraggio che viene realizzato con questa formula, non il primo. Il primo film si intitolava Ma che ci faccio qui? Era di Francesco Amato ed è uscito anni fa, distribuito dall'Istituto Luce, ha avuto un lusinghiero successo non di pubblico, tipica opera prima, ma ha girato tanti festival in Italia e all'estero, ha vinto un sacco di premi in questi festival, anche non secondari. Il secondo film è uscito l'anno scorso, si intitolava La casa sulle nuvole, di Claudio Giovannesi, una coproduzione con il Marocco, un film che è stato anch'esso distribuito dall'Istituto Luce, anch'esso ha girato un sacco di festival e ha vinto un sacco di premi a destra e manca. Questo è il terzo. Quindi è la terza volta che un allievo del centro sperimentale fa come film di diploma un lungometraggio.